Buonasera a tutti quanti, ed è veramente un grande onore da parte della nostra sezione di Napoli ospitare questa manifestazione. Io sono Antonio Liberi, del direttivo della sezione Anti di Napoli, e scrivo e soltanto prendo voi certamente la parola a tutti i miei amici per dirvi veramente un grazie di cuore per questa vostra partecipazione, soprattutto in un mese come questo, di luglio. Cosa veramente difficile organizzare un'iniziativa come quella che stiamo facendo oggi e qui. Noi abbiamo a capo la presidenza Piero Scaramucci, giornalista noto, voi lo conoscete già, credo, tutti quanti. Poi abbiamo il nostro presidente dell'ambito provinciale Cenati, e poi abbiamo Saverio Ferrari, che è dell'Osservatorio delle Nuove Destre. Inoltre volevo ringraziare la presenza del nostro presidente onorario Giuseppe Pirovano, che per molti anni ha seguito la nostra sezione Ampi della zona, e vorrei un applauso veramente grande, grande, grandissimo. Oggi, perché insomma fa veramente molto caldo, però tre sono venuti qui, e abbiamo qui il compagno Milani, il compagno Arcieri e il compagno Salino, che è stato uno di quelli che ha fatto quell'intervista eccezionale per quanto riguarda un evento che secondo me è eccezionale, è quel documentario fatto dalla regista Lanottino. Ecco, io volevo dire soltanto queste parole e proseguire con la nostra iniziativa, dando la parola immediatamente al compagno Scaramucci. Grazie. Grazie. Allora, questa è un'iniziativa che è ospitata, come dice scritto, Mania Regione Affori, un'iniziativa delle sezioni ampi della zona 9, che sono appunto Affori, Movisa, Bergamo, Isola, Liguria e Prato Centenario. Ce ne battiamo! È un'iniziativa perché è una delle ragioni quasi noi siamo qui e che seguiamo ovviamente in modo costante l'evolversi di questo fatto grave, pesante, eccetera, che è la rappresentazione sulla scena politica e l'aumento della loro presenza di forme varie di fascismo. La cosa ovviamente non riguarda solo l'Italia, in tutto il mondo occidentale c'è questa spinta verso destra che si manifesta in vari modi, voglio dire, dall'elezione di Trump, a quello che succede in Turchia, più recentemente le riforme che stanno varando in Polonia di demolizione dell'autonomia della magistratura, l'Ungheria che sui migranti noi sappiamo che posizione ha, l'Austria, anche l'Austria che è arrivata a dire che noi dobbiamo prendere i migranti e metterli, tenerli a Lampedusa, che è un ricordo di una tradizione di lager che evidentemente in Austria qualcuno gli è rivenuta fuori. Ma più in generale sono tutti questi sintomi e queste iniziative, queste tirate di destra, ci dicono che c'è un riaffermarsi di questo elemento identitario, di chiusura identitaria, di autoritarismo e più in generale di sgretolamento della democrazia, che di qua e là si incrina, si rompe e viene messa in soffitta. E per l'Italia io ho avuto questa suggestione in questi giorni per la morte del regista Romero, mi è rivenuta in mente le scene dei morti viventi, degli zombie, e in Italia io ho questa impressione, questo riemergere dalle catacombe di ondate di fascisti, di lugubri cose, di lugubri scene, in qualche modo richiamano queste figure che si aggirano minacciose, pesanti, angosciose. E di fatto
i fascisti sono tornati alla ribalta in Italia e io credo principalmente, adesso ne parleremo, sentiremo le opinioni, di fatto andando, cercando di colmare i vuoti che ha lasciato la politica, perché questo è il problema centrale, sul terreno dei bisogni, sul terreno delle prospettive, dei sogni, delle speranze, sul terreno delle paure, dei timori, su questo bisogno che spesso ha la gente di chiudersi, di difendersi, terreni sui quali la politica è sparita e quindi riemerge in antagonismo, diciamo, a una vita democratica, riemerge la tentazione di chiudersi, di mettere dei recinti, dei cancelli. Ricordate che tutte le volte che c'è qualcuno che, anziché affrontare le contraddizioni, mette dei segmenti, mette dei paletti, ma soprattutto dei recinti, lì c'è un elemento di destra che viene fuori. Questo è costante a tutti i livelli, fino ai lager. E siamo in un periodo difficile. Pensavo in questi giorni, c'è l'ultimo libro di Corrado Staiano, Eredità, che va per la sua infanzia, 39 ad oggi, e tra le tante cose utili che dice Staiano è che c'è un paragone tra l'oggi e il 39, secondo lui, un elemento di inconsapevolezza di quello che sta maturando e sta succedendo. E lui dice nel 39 nessuno, insomma in giro della popolazione, nessuna vera percezione di quello che si stava addensando di lì a pochi mesi, e probabilmente anche noi oggi siamo in presenza di elementi che si addensano, di cui forse non tutti hanno consapevolezza. E ci sono delle ricorrenze, evidentemente, una la più evidente, forse un po' superficiale, ma la Libia, rispetto alla quale si dovrebbe creare, come dire, un muro politico, militare, diplomatico per fermare le migrazioni, e naturalmente vengono fuori le memorie, insomma, di Graziani, Badoglio, è una nostra traduzione. E strumenti, e io credo che su questo i nostri compagni avranno delle cose da dire, e in particolare chiedersi se questi fenomeni vanno affrontati con strumenti di legge. Il progetto di legge Fiano, che peraltro si è interrotto, e prima di tutto se ha senso, come diceva Modellaro, chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti, ma più in generale occorrono veramente delle leggi? Non bastano quelli che ci sono, la Mancino, la Scelba, e anche semplicemente la legge ordinaria che sancisce che punisce l'apologia di reato. Ecco, questo sul piano immediato strumentale, ma più in profondità un'altra cosa sulla quale vorrei sentire le opinioni dei nostri ospiti, e cioè questo sgretolamento della democrazia che c'è in giro e che anche da noi presenta dei segni è figlio di un lungo periodo di, come dire, imbarbarimento, impoverimento, anche culturale, e che comincia per quanto riguarda casa nostra, anche se vogliamo quel periodo berlusconiano, e poi con la Lega che col passare del tempo rivela sempre di più dei connotati fascisti, con l'emergere dei fascisti, varie iniziative. Io credo che Saveri avrà molte cose da raccontarci in proposito, con la presenza dei fascisti in liste elettorali, con i loro simboli, una cosa assolutamente inimmaginabile, insomma, fino a poco tempo fa, con forze politiche che non si dicono di destra, ma sono... Penso Grillo, che diceva
pochi giorni fa, ma l'antifascismo non è una cosa che ci compete, non è una cosa che ci compete. E poi insomma tutta una serie di elementi politici che girano, ma anche da parte della maggioranza democratica, quando vengono fuori questi slogan aiutiamoli a lavorare, una volta era della Lega, poi pare che siano permeati anche in altre aree politiche, o una certa sufficienza nella ricorrenza del 25 aprile che qualcuno vorrebbe trasformare in una sorta di festa con altri colori, non i colori della resistenza e della liberazione, o tentativi anche di modificare, demolire la Costituzione, la struttura democratica che ci difende. Ecco, queste sono altre domande sulle quali io credo che dovremmo interrogarci. E più in generale, e chiudo, tentare di rispondere, e non c'è risposta conclusiva, ma cercare di ragionare sul perché ci sono giovani che si arruolano nelle file fasciste e hanno davanti a loro quello che loro immaginano, un avvenire avventuroso, di lotta, di battaglia, giovani, che quindi solo non possono avere memoria di quello che è stato il fascismo, il nazismo, la guerra, le torture barbare, ma andando oltre questo, pensano a un tipo di società veramente profondamente diversa da quella che abbiamo cercato di mettere in piedi. Allora, io con queste e tante altre domande comincerei con Roberto Cenacchi. Indubbiamente noi ci troviamo di fronte ad un periodo particolare della storia del nostro paese. Siamo in una società spappolata che ha perso i suoi punti di riferimento, in profonda crisi ideali, in profonda crisi di valore, che sembra vivere solo nel presente e avere dimenticato il proprio passato. È una società quindi profondamente diversa da quella che abbiamo conosciuto negli anni 70, dove la società era costituita da un forte tessuto sociale, dalle grandi fabbriche che esistevano a Milano e nella provincia, a Sesto San Giovanni e in altri luoghi della provincia di Milano, dove c'era una sinistra molto forte, un sindacato molto forte. E allora, di fronte ai pericoli gravissimi che abbiamo attraversato negli anni 70, costituiti dalla strategia della tensione, ci fu una reazione importante da parte della classe operaia, da parte del sindacato, da parte delle forze politiche democratiche, da parte delle associazioni della resistenza, che sconfissero quella strategia. Ora ci troviamo di fronte ad un riemergere del fascismo e del neofascismo. Siamo di fronte ad una deriva razzista e xenofoba e antisemita che interessa l'Europa, come diceva prima Scaramucci, e che sta investendo anche il nostro paese. E però ci troviamo di fronte ad una società che, non avendo più quegli anticorpi, quelle forze costituite da sindacati, classe operaia e movimenti e forti movimenti antifascisti negli anni 70, sembra quasi indifesa. Stiamo assistendo anche ad un altro fenomeno, che è quello dell'allontanamento per gli episodi frequenti di corruzione ormai quotidiani che si stanno verificando nella società, un allontanamento dei cittadini dalle istituzioni e dalla politica. Questo significa anche una indifferenza nei confronti di quello che succede nel paese, quindi anche paradossalmente ad una indifferenza da parte dei cittadini nei confronti del rifiorire di movimenti neofascisti e neonazisti. Non c'è stata, non abbiamo registrato indignazione da parte della gente di fronte, per esempio,
alla costruzione del monumento dedicato a Graziani ad Affile nel Lazio. Graziani è stato ministro della difesa della Repubblica di Salò e poi massacratore delle popolazioni della Cirenaica. Beh, di fronte a questo episodio ci saremmo aspettati indignazione e rivolta da parte della pubblica opinione, cosa che invece è venuta, mi pare, dall'estero e non dal nostro paese. Quindi io credo che al di là delle misure importanti che noi dobbiamo adottare, delle pressioni che dobbiamo esercitare sulle istituzioni, sugli apparati dello Stato, sulla magistratura, sia importante avviare una grande controffensiva di carattere ideale e culturale per vincere e storica, per vincere l'indifferenza della gente, per far capire soprattutto alle giovani generazioni cosa ha provocato il fascismo, cosa ha provocato il nazismo, quali tragedie hanno provocato in Italia e in Europa. Perché se il fascismo è stato sconfitto militarmente, lo dico sempre, il 25 aprile 45, non è stato sconfitto idealmente, culturalmente e storicamente. Basti ricordare che il movimento sociale italiano è sorto nel dicembre del 1946, soltanto un anno e, otto mesi dopo la liberazione del nostro paese dal nazifascismo. E la MSI ha avuto un ruolo importante della vita politica del nostro paese, quindi vuol dire che i conti bene non sono mai stati fatti. Noi diciamo da tempo che esistono delle leggi che possono colpire questo movimenti neofascisti, che sono la legge Scelba e Mancino. Ultimamente c'è anche un problema della magistratura, perché una volta che le denunce vengono fatte nei confronti di chi si rende responsabile di apologia del fascismo, se la magistratura non le rinvia neanche a giudizio questi neofascisti e non dà degli esemplari di condanne, questi qui continueranno ad alzare l'asticella della sfida nei confronti dello Stato. Ultimamente dal 10 luglio è in discussione alla Camera dei deputati il progetto di legge Fiano, che era stato depositato il 2 ottobre del 2015, quindi soltanto due anni dopo è stato posto all'ordine del giorno. Il disegno di legge Fiano ha suscitato lo scatenamento delle reazioni da parte della destra, da parte di Salvini, ma anche da parte dei 5 Stelle, che hanno detto che questa è una legge liberticida. Liberticida è stato risposto, è stato solo il fascismo, è stato solo il nazismo. Io voglio riportare qui una frase di Giacomo Matteotti, che il fascismo non è soltanto una questione di idee, ma il fascismo è stato un crimine nei confronti dell'umanità. Questo è il fascismo, non è soltanto un'idea, ma è un crimine. E su questa base noi dobbiamo partire per fare un serio ragionamento. Adesso non so se parlare del disegno di legge Fiano oppure riprenderlo magari. Non lo prendiamo dopo. Cioè, io direi che proviamo a sentire adesso Saverio qualche informazione concreta su questi nuovi movimenti fascisti o nuovi movimenti di movimenti fascisti che già c'erano e che si vanno evolvendo peraltro. E sentirete adesso, fanno anche delle cose, come dire, in altri tempi avremmo detto sfrontate, e invece fare che siano all'ordine del giorno. Sì, grazie. Io direi che si debba, per capire ciò che sta accadendo, perché secondo me siamo a uno snodo, all'apertura di una nuova stagione per quel che riguarda estrema destra in Italia, credo che si debba partire da Milano e da una data recente che segna proprio il dischiudersi di questa stagione che dicevo, ed è il 29 aprile scorso, quando al cimitero di Milano si sono ritrovati un migliaio di neofascisti.
era stata vietata, come sapete, la manifestazione la mattina, che si, come dire, da 3 anni si teneva al campo 10 del cimitero, dato che non erano celebrazioni né religiose né pietiste, c'erano manifestazioni di apologia del fascismo e del nazismo. La decisione di vietarla è venuta anche a seguito di pressioni che erano state fatte. Ebbene, il 25 i fascisti hanno accettato il divieto e si sono presentati in gran numero e in gran spolvero la mattina del 29 aprile. Faccio una parentesi, guardate che il campo 10 del cimitero maggiore non è che ci sono i ragazzi di Saloca tutti dalla parte sbagliata, ci sono anche quelli, ci sono i gerarchi della Repubblica di Salò, ci sono 9 SS italiane, ci sono 40 della decima Mas, ci sono un centinaio delle Brigate Nere, ci sono i principali esponenti del fascismo, o meglio dell'ultimo tratto più tragico della storia del fascismo, che è la Repubblica Sociale Italiana. C'è Alessandro Pavolini, c'è Barracco, ci sono una quantità di figure anche che riguardano proprio direttamente la storia di Milano. Ci sono 3 che hanno partecipato al flottone di esecuzioni il 10 agosto del 44 in piazzale Loreto, quando furono fucilati 15 patrioti. E cioè, non è esattamente soltanto un cimitero dove si raccolgono o si sono raccolte le spoglie dei caduti repubblichini, è un sacrario per loro di un grande significato e valenza. Bene, si sono presentati in un migliaio, perché le tombe lì sono 920 circa, e con una posa teatrale si sono adottati le tombe. Più di una tomba c'erano 2 camerate che, come dire, sostavano facendo il saluto romano, quindi un migliaio reale. Perché, come dire, quella è una giornata che dobbiamo tenere presente? Innanzitutto perché lì è stata fatta una prova di forza del tutto evidente, con una manifestazione improvvisata e la Questura di Milano dice di non esserne venuta a conoscenza e quindi si è ritrovata senza poter fare nessuna azione preventiva. Ma lì è stata lanciata una sfida alle istituzioni democratiche, perché siccome era stata improvvisata e la stampa, i giornalisti e gli operatori televisivi non erano stati avvisati, loro hanno pensato bene di autofotografarsi, come si dice adesso, di farsi selfie e mandarli in giro con la loro faccia. I dirigenti, poi vedremo di quale organizzazione, si sono loro fotografati per dire siamo noi, non pensate che noi non ci nascondiamo. E il discorso era semplice, è semplice, noi siamo qui come fascisti e vogliamo essere legittimamente riconosciuti come tali, e quindi è una sfida alle istituzioni, alla magistratura, per dire che cosa ci fate, ci perseguite con qualche reato di apologia, secondo quali leggi, nel Tribunale di Milano dove l'apologia di fascismo a volte semplicemente non viene riconosciuta come il saluto romano, che in una sentenza importante è stato definito un saluto funebre, non un atto di apologia di un regime dittatoriale passato. Una sfida democratica, alle istituzioni democratiche, una sfida aperta, in questo senso qualcosa di più ancora di una prova di forza, cioè io faccio una manifestazione che voi non vi aspettate. Però dentro a quella giornata, in quell'occasione, si sono viste cose su cui riflettere. Innanzitutto le modalità organizzative, e cioè si è sfilato dentro al cimitero non con le normali manifestazioni coi cordoni, ma con le colonne, tipico delle formazioni paramilitari, e nessuno in una rigidità e in una centralizzazione assoluta fuori dalle colonne, con parti di divise tutte mimetiche, giubbotti con i doppi martelli, il teschio, una esibizione di forza muscolare di tipo paramilitare, con questo dato, secondo me preoccupante, una presenza assolutamente di giovani e giovanissimi. Avevano lasciato a casa e non avvisato i vecchietti, tra virgolette, degli anni 70, che non sono stati coinvolti. E 2 erano le organizzazioni che hanno fatto questo, non tutte le organizzazioni del neofascismo
neanche milanese, perché in realtà ha coperto un'area geografica che è andata a coprire la Lombardia e oltre la Lombardia. Le due formazioni che si sono messe assieme in un patto che lì è nato, in un accordo che lì è stato sottoscritto, sono il gruppo più importante in crescita della Lombardia, che si chiama Lealtà Azione, il più numeroso, il più forte, con le disponibilità finanziarie più consistenti rispetto ad ogni altra realtà lombarda, che ha fatto l'alleanza con l'organizzazione più forte presente in Italia, che è Casa Pound, che in Lombardia e a Milano non è particolarmente consistente, ma è che è l'organizzazione più in crescita, diciamo così, a livello nazionale. Basta vedere le ultime elezioni parziali amministrative per rendersi conto che non è semplicemente una crescita numerica, è anche una crescita nel senso di aver ormai raggiunto una capacità di raccogliere consenso su dei temi generali dentro a delle elezioni amministrative dove ci si presenta con dei programmi per risolvere i problemi delle diverse comunità che vanno al voto, quasi l'8% a Lucca, il terzo partito, quasi il 5% a Todi, più del 2% a Frosinone. L'unica realtà che per loro è andata male è Padova, perché lì si è presentato un candidato sindaco leghista che diceva già le cose che dicevano loro, magari addirittura appesantendole, allora lì hanno preso solo lo 0, ma è stato fatto un accordo, questo è l'elemento, e ci si prospetta un accordo anche in futuro rispetto alle prossime elezioni regionali e politiche, cioè il neofascismo sfida, cerca anche una via di consenso, si dà un progetto elettorale, e la caratteristica di queste organizzazioni è quella di essersi date una costellazione di associazioni collaterali per riuscire a penetrare tra le nuove generazioni e comunque ad avere delle superfici di contatto a livello di masse, a livello sociale. Sia Lealtà Azione che Casa Pound hanno lo stesso tipo di associazioni, che coprono lo stesso arco di tematiche, ovviamente hanno nomi diversi. Lealtà Azione, che vive modellata sull'idea del branco dei lupi, usa il lupo come mito ricavato dal Terzo Reich, che aveva a sua volta il mito del lupo, e loro si sono dati una struttura interna sul tipo del branco, con un capo alfa. Il branco è fedele, è solidale ed è feroce. Ed ecco quindi le associazioni collaterali, i lupi delle vette per l'escursionismo, i lupi danno la zampa per, come dire, l'aiuto agli animali dei canili in difficoltà, raccogliere generi di conforto e sostenerli. Branco, che è l'associazione più importante, che in un qualche modo fa le lotte contro la pedofilia e sostiene dall'altro canto le famiglie italiane in difficoltà, portando in casa loro, segnalate le famiglie, dei generi appunto di conforto e di sostegno. Casa Pound fa associazioni analoghe, no? La Mura, quelli che vanno in montagna, la Foresta che avanza per gli ecologisti. Fanno anche le cose più serie, come la Salamandra, che è l'associazione di servizio civile per cui i ragazzi di Casa Pound vanno a spadare il fango e anche lì aiutare le popolazioni quando c'è una calamità naturale, un terremoto. Ma tornando alle altazioni, c'è un fatto che io vorrei sottolineare, perché l'associazione più importante si chiama in un altro modo ed è Memento, che è l'associazione che ha un compito importante, che spiega la vera natura dell'insieme di questa realtà, e cioè sono quelli che vanno a recuperare le tombe, le lapidi, i monumenti dei caduti fascisti non solo tra il 43 e il 45, ma anche nel ventennio, e cioè degli squadristi che erano morti in incidenti sul lavoro, e quindi vi è il recupero, perché diventa terreno d'identità non solo la cultura della morte, che è un tratto caratteristico del fascismo e del neofascismo, ma il fatto che su tutto quel terreno, che diventa quindi il campo dei cimiteri, ecco perché fare manifestazioni lì, è il luogo dove tu segnali la tua identità e fai la tua controstoria, cioè riscrivi la storia d'Italia. Al cimitero monumentale di Milano c'è un monumento eretto nel 1925 da Benito Mussolini in gran pompa magna, monumento che sarebbe lungo descrivere, di arte deco, dice qualcuno,
dove c'erano tre giovinetti che in posa eroica, quando fu inaugurato, reggevano un'aquila romana e un fascio littorio. Finita la guerra, opportunamente qualcuno andò lì e tirò via l'aquila romana e il fascio littorio. Quindi ci sono tre giovinetti non riconoscibili, in una posa un po' scomposta, che presidiano una cripta dove sotto ci sono 13 che sono morti negli anni 20, tre nell'assalto nel 22 alla redazione dell'Avanti, altri in assalti alle case del popolo o uccisi in scontri in cui loro, gli squadristi, avevano avuto la peggio. Lì Memento si presenta ogni 23, la fondazione degli artiti e dei fasci di combattimento, e fa questa opera, come dire, di omaggio ma anche di restauro. E quindi c'è questo elemento che il testimone è passato dalle vecchie associazioni reducistiche repubblichine a questi che si sono acquisiti questo tipo di realtà e hanno, come dire, pensato di proseguire, stanno pensando di proseguire in questo modo. Seconda cosa che vorrei dire, per non essere turbo, il terreno della Lombardia è un, come dire, un terreno dove c'è una storia, un retroterra e una specificità che noi dobbiamo ricostruire per capire perché in Lombardia ci sono questi fenomeni. Non è che in tutte le regioni d'Italia si assiste a fenomeni analoghi. La domanda è: ma perché in Lombardia si formano organizzazioni neonaziste apertamente tali che raccolgono gruppi di giovani in aree geografiche importanti? A Varese c'è la comunità militante dei 12 raggi, quelli che celebrano ogni 20 di aprile il compleanno di Adolf Hitler, quelli che vanno al Sacrario di San Martino a, come dire, sfregiare il ricordo della resistenza e della battaglia che lì è stata combattuta, e mettono la svastica, non è che mettono la bandiera italiana dei patrioti, e mettono le tote rune davanti al sacrario, il legno, e cioè quella che era il simbolo che veniva utilizzato sotto il Terzo Reich per omaggiare i caduti della Wehrmacht e delle SS. E c'è l'Esaltazione, che è un gruppo neonazista, e completate, perché sono così i tatuaggi con i quali loro arricchiscono il proprio corpo, diciamo arricchiscono, per modo di dire. Ci sono le immagini di Léon de Grel, che è uno dei loro miti di riferimento, il generale delle Waffen SS che andò a combattere nelle steppe russe contro il bolscevismo dandosela a gambe in modo ignominioso, perché poi la storia va raccontata tutta. Abbandonò i suoi uomini e scappò alla corte di Francisco Franco, lasciando la divisione Vallonia che lui comandava, come dire, al suo destino, che non fu certamente, per fortuna, tra i migliori finiti negli ultimi giorni della guerra. Si esalta Cornelius Zelea Codreanu da quelle parti lì, il fondatore della Guardia di Ferro rumena, il movimento antisemita degli anni 30 e 40 che faceva i pogrom contro gli ebrei e che fece il lavoro sporco anche per i nazisti rispetto a come caricarli sui treni per portarli dentro i campi di sterminio di concentramento. Bisogna farsi una domanda: perché in Lombardia? Secondo me ci sono due cose che dobbiamo tenere presente. Una la diceva Roberto: è cambiato lo scenario politico, sindacale, è cambiata la realtà, la trasmissione della memoria, c'è una situazione, come dire, di debolezza che è intervenuta, che ha lasciato aperto dei varchi, ma dei varchi a chi? A chi qui, a partire dal dopoguerra, non si era segnato, perché la storia della Lombardia e di Milano è la storia del dopoguerra, di gruppi clandestini fascisti che subito si sono dati all'idea di rivincite immediate. In Lombardia nel dopoguerra si è sparato e si sono uccisi sindacalisti e compagni, andate alla Camera del Lavoro di Milano, fate le scale ripide sul pianale antistante, guardate a sinistra che cosa c'è, è stata messa da pochi anni, c'è la lapide a Stella Zuccolotti, 23 aprile del 1946, un anno dopo c'è una riunione di portinaie e di portinai comunisti che vanno alla Camera del Lavoro e vengono presi a fucilate dai cumuli delle rovine che, come dire, erano ancora lì dopo i bombardamenti e dopo la guerra. Si fa saltare la sede del Partito Comunista di Porta Genova uccidendo il figlioletto del custode di 5 anni, si assalta la Casa del Popolo con bombe e fucili alambrate, cioè mentre da altre parti si facevano gesti simbolici di rivincita,
che andava come facevano i fascisti a Roma, a Monte Mario, a occupare la radio e mettere Giovinezza sul piatto del giradischi. Qui si sparava e si uccideva, non solo all'Italia, perché è una storia della prosecuzione delle parti peggiori del fascismo, e cioè di quelli che comandavano le polizie private, i reparti militari della Repubblica Sociale, che sono quelli che hanno fondato poi qui da noi i gruppi prima clandestini e poi il Movimento Sociale Italiano. C'è un filo di continuità con il presente, passa attraverso lo stragismo degli anni 70, Piazza Fontana, Brescia, la strage davanti alla questura di Milano del 17 maggio del 73. Erano qui già quelli disposti a fare il lavoro sporco negli anni 70, e adesso tu hai in un filo di continuità i nipotini, ma che vengono da una stessa radice, da uno stesso impianto. C'è un motivo per cui abbiamo queste storie, e quindi c'è un motivo in più per darci, come dire, degli strumenti, delle informazioni e delle capacità ulteriori per combattere.